iniziate ufficialmente le festività natalizie, siamo pronti per cominciare un 2020 super creativo e partiamo subito col primo progetto. Ritorniamo a parlare di party fai da te, anche perché i miei video su party fai da te vi piacciono davvero tanto. Oggi vi mostro come realizzare dei pacchetti di patatine personalizzati. Noi non andremo assolutamente a toccare la confezione resta integra, la copriamo solamente. Ci spostiamo al piano da lavoro e vi mostro come si fanno. Personalizzata la vostra grafica, la andrete a stampare su un comunissimo foglio A4. Ricordate di centrarla bene, perché soltanto poco spazio, la metà dello spazio, ossia la metà centrale dello spazio del foglio, coprirà il pacchetto di patatine. Il resto andrà dietro, quindi potete anche lasciarlo bianco oppure utilizzare uno sfondo colorato e quindi dare tutto un colore al vostro foglio. Io preferisco lasciare lo spazio bianco, lo sfondo bianco, perché così nella stampa non restano quei bordini bianchi, diciamo, che sono i limiti della vostra stampa. In alternativa alla colla a caldo potete usare il biadesivo, ma io trovo molto più comodo e rapido utilizzare la colla a caldo, anche perché, come detto, il prodotto che è alimentare non va assolutamente toccato, ma realizzerete per i vostri sweet table delle cose carine, sfiziose e darete un tocco in più ai vostri sweet table. Io ho realizzato la versione unicorno per la piccola Aurora, la versione cappuccetto rosso
per Emilia e la versione pirata per Luca. Bene, spero che questo video tutorial velocissimo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ricordate di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al canale con la campanella e mi raccomando, seguitemi su Facebook e su Instagram, vi aspettano. Ricordate che per i dettagli potete seguirmi anche sul mio sito www.usalemani.it e ci vediamo al prossimo tutorial.